altrimenti finiamo veramente in una situazione disperata. Come diceva Marco Ma proprio Cappato, per le evitare aziende straniere questo, scappano, no, ma proprio quindi per evitare questo che non si fa la legge elettorale, perché la noi. legge Ah, elettorale certo. non si riesce a realizzare? Per questo motivo, perché c'è questa casta che è stata scardinata da Grillo, però purtroppo Grillo non si sta giocando, a mio parere, le mosse in maniera giusta. Probabilmente ha sbagliato anche i candidati, nel senso che questi ragazzi sono bravi, onesti, ma sono veramente non competenti, cioè non conoscono minimamente le istituzioni. È come se tu fai guidare un TIR a una persona che non sa guidare neppure una 500. Voglio dire, non è difficilissimo probabilmente guidare un TIR, però Prima o poi ci devi si avere arriva, un ma non minimo c'è di il tempo, competenza. Non c'è certo. tempo, se aspettiamo che questi ragazzi crescano, conoscano. Ma ora voglio dire, io sono rimasta abbastanza basita che la capogruppo alla Camera, questa ragazza, io non la conosco. E non ho pregiudizi nei confronti del Movimento 5 Stelle, addirittura per protesta votato, però tu sei capogruppo alla Camera, si sta affrontando la discussione per l'elezione del Presidente della Non Repubblica puoi, e non non puoi puoi. non sapere che ci vuole almeno, bisogna aver compiuto almeno 50 anni. Allora, a me questa incompetenza mi dà fastidio e mi preoccupa. Come Certo. facciamo? È Allora una Grillo mancanza di dice, ma rispetto, no, certo. Grillo dice, Per noi. fate governare noi Movimento 5 Stelle, ma io ho paura, non conoscono l'abecedario minimo del funzionamento delle istituzioni. Allora io dico, forse era meglio andare a candidare persone per bene che avessero avuto un minimo di esperienza, almeno sapevano co di cosa si parla in alcune situazioni. Ecco, questa incompetenza di questi ragazzi grillini penso che sia un po' preoccupante, e quindi abbiamo bisogno di persone per bene, ma che abbiano fatto un minimo di gavette e conoscano la materia di cui si tratta. Sentiamo Marco, uno dei nostri ascoltatori. Marco, buonasera a lei. Buonasera a lei Laura, tutto bene? È un po' che non ci sentiamo, sono molto felice di sentirla e grazie per l'opportunità. Io Prego. continuo a sentirvi per la politica e ormai ci ho messo una croce sopra, speriamo di avere fatto un guarda, tema più titubante. Oggi ne ho lo scoperto dici. un'altra, tra le altre cose che mi ha lasciato veramente basito. Cioè? Lei ha presente il discorso del decreto Bersani per quanto riguarda il discorso assicurativo sui mezzi, vale a dire che se lei diciamo, nella famiglia uno compra un'automobile. Tecnicamente, se all'interno del nucleo familiare c'è uno che ha la classe di merito migliore, tramite la legge Bersani uno può prendere la classe di merito di quel veicolo, no? Sì. Con tutte le clausole del caso. E questo mi sembra un ragionamento sensato, così uno può per un figlio aiutarlo perché le assicurazioni hanno dei prezzi folli. C'è un piccolo dettaglio, che questo discorso vale per le classi di questo discorso qui vale solamente tra mezzi coerenti, vale dire autoveicolo con autoveicolo, motoveicolo con motoveicolo e così via. Ciò vuol dire che se uno ha una macchina e può comunque guidare uno scooter, un motorino, non può assolutamente dare la classe di merito al ciclomotore. Oppure io ho una moto, per dire, volevo comprarlo per mio figlio, quindi comprare un motorino interessandolo a me, il motorino passa con la classe di merito 18esima. Quando io ho la moto. Cioè, se cambi il mezzo, la tua classe No, di no. merito la perdi. No, non se cambio mezzo, se ne compro un altro, ad esempio Sì. io ho un 1000 di cilindrate e compro un Sì, chiaro. motorino, Ma non cambi la posso. tipologia, non mi sembra di Ma capire. cambia la tipologia, ma inferiore, non superiore. Per cui uno dice, vabbè, ma io posso comprare un motorino e assicurarmelo costa di più che avere una moto 1000 di cilindrata, perché comunque quando una volta i motorini non avevano niente praticamente, se andava in giro, era un po' cioè il Chiaro, ciclomotore no, era no, no, quasi è una moto chiara da la. bicicletta. Io Quando non io so arrivato come là poterla dicevo. aiutare. No, niente, io dico, questa è una stranezza della Ma sì, ma legge. sicuramente, guarda, quando hanno fatto questa legge c'era una lobby che aveva interesse, no, che la situazione si muovesse in un certo modo. E quindi E è vedi diventato quando, ma sensato, vedi dice la quando io Ciabò. ti dico l'indipendenza, perché quando i deputati sono, naturalmente si confrontano con il proprio partito, ma sono indipendenti, hanno la possibilità di dire no, questa è una schifezza, le cose vanno meglio. Quando invece devi solo ubbidire, allora arriva, no, l'imposizione del partito e dice la cosa va fatta così, perché? Ma sì, tu Anche senza ubbidisci. È senso. anche senza senso, perché se ci fossero lì 1000 controllori del sistema invece che 1000 schiavi nominati, che sono poi miracolati, allora la situazione probabilmente sarebbe migliore. Grazie Purtroppo. Marco. Sentiamo Giorgia. Giorgia, buonasera. Sì, buonasera. Chiamo per insomma, sottoscrivere un po' quello che diceva la signora prima, no? Sì, provi a Abbiamo. abbassare se non so se il televisore o la Mi radio. sente? Sì. Ok, meglio così? Perfetto, Perfetto. bravissima.
dicevo, per sottoscrivere un po' quello che diceva la signora prima, insomma, è salito un movimento 5 Stelle che secondo me non sa neanche da che parte girarsi. Dall'altra parte abbiamo Berlusconi e un Bersani che se la litigano sulle macchie del leopardo, piuttosto che non so di che cosa c'è da smacchiare. E noi siamo in balia di questo, che di quello che queste persone decidono di fare. Purtroppo, quando ci sono persone, mi viene da dire, come Matteo Renzi, nonostante io abbia votato a destra, che dice le cose come stanno, e lo dice a chiare lettere e magari in televisione, in modo tale che il messaggio arrivi a tutti, in realtà viene deciso dal partito, perché è una persona scomoda. Quindi lei si trova, come diceva il Masciabò, fuori dalla realtà dei partiti attuali, non si sente rappresentata? Assolutamente no, anche perché probabilmente l'unica persona che poteva metterci la faccia, secondo me, giovane, fuori da quella che effettivamente viene chiamata una lobby, e quindi da tutte quelle persone che hanno, mi viene da dire, il sedere appoggiato su una seggiolina che è bella, fa comodo e fa fare tanti soldi rispetto alla gente comune che lavora 40 ore settimanali e prende 1000 euro al mese, era forse Matteo Renzi. Il problema è che l'hanno zittito e l'hanno messo da parte. Lui non ha avuto il coraggio di andare fino in fondo. No, certo. Grazie Giorgia, guardi, ne parlavamo giusto durante la pubblicità, no? Di questo ragionamento si faceva in attesa di rientrare in studio. Ma sì, perché praticamente Bersani, il gruppo dirigente PD, piuttosto che cedere il partito a Renzi, appunto preferisce probabilmente fare. E si parlava anche di una cosa nuova che doveva nascere, con un volto che dovrebbe potuto, ma si è fermato. Prende in mano un po' la situazione, altrimenti no, Marco, finisce e rimane bollito. Ma no? Sì, siamo poi rimane fuori tempo massimo, come dice Giorgia, doveva farlo, ma per ora è stato zittito, poi dopo può essere la versione di vent'anche, non è andato fino in fondo. Adesso si candiderà a Cappato. Cappato, questa è una notizia, siamo la possiamo pronti. Battere. Faremo un partito. Si farà un partito e ci fideremo. Cappato, a proposito di robe strane, lei prima ha parlato di un referendum, ma perché l'Italia è così indietro? Cioè questi referendum, mentre tanti altri, l'acqua eccetera, cioè vengono poi fatti ma poi non vengono considerati, applicati. Non perché applicati. Vengono proprio applicati, attuati, come in si due dice? Parole, perché il potere è fuori legge, perché chi occupa le istituzioni non rispetta la Costituzione e non rispetta le regole, perché altrimenti là dove un referendum al 90% abolisce un finanziamento pubblico ai partiti, non lo puoi triplicare, no? Anzi, poi ce n'è stato un altro dopo, che non raggiunse il quorum. Perché? Tutti adesso, il finanziamento pubblico, che vergogna! Io sono sicuro che adesso sarebbe il 95%. Allora, il 95% di voi, brava gente, onesta, eccetera, che è così scandalizzata, quelli che avevano già 18 anni nel 98, mi pare che si votò, voi vi ricordate perché 3 su 4 di voi non siete andati a votare? Io so perché. Perché non ne hanno parlato. La gente non ne sapeva assolutamente nulla. Se in non Italia si fossero... Non si sa, quei pochi che stanno, dice il referendum, tanto poi non si aprono. Se, per cui ci sono questi appunto, due aspetti. Come la legge, è una no? cosa non serve che si alimenta. Certo. Se la legge e la Costituzione fosse stata rispettata, noi avremmo un sistema elettorale anglosassone basato sui collegi elettorali. Certo. Referendum vinto all'80%. Avremmo la giustizia giusta con la responsabilità civile dei magistrati, referendum Enzo Tortora vinto all'80%. Avremmo la privatizzazione di una parte della RAI per avere una vera rete pubblica e poi il mercato radiotelevisivo, altro referendum vinto a metà degli anni 90. Oggi lo propone Grillo, oggi. Avremmo tutta una serie di riforme istituzionali che poi da cosa sarebbe comunque certo, saremmo un altro certo. paese. Allora o si recupera, noi adesso abbiamo depositato, li trovate su radicali.it, delle nuove proposte referendarie che in realtà riprendono molti temi storici, lo stesso finanziamento pubblico ai partiti, per vedere se ci sarà qualcuno anche fuori dalla politica, non importa, che utilizzando lo strumento dell'iniziativa popolare laddove i partiti non ci arrivano, e su questo i 5 Stelle rischiano perché loro ormai sono organizzati, sono una macchina da guerra del successo elettorale, ma poi rischi di assomigliare alle certo. istituzioni per i meccanismi di selezione che anche l'informazione eccetera produce, vedremo se qualcuno vorrà sostenere. Io credo, lo